Quando si lavora un progetto importante, il lavoro può andare avanti anche per diversi giorni, magari lavorando su più progetti se l'obiettivo finale è quello di realizzare un album, e potremmo avere la necessità di prendere diversi appunti per non dimenticare niente. Quale modo migliore se non quello di scrivere le note direttamente all'interno di Logic Pro? Il Notepad lo puoi aprire dal pulsante nella control bar o col key command Alt più command più P, ma anche dal menu View, Show Notepad. Qui puoi scrivere una nota generale per il progetto, ma anche una nota per ogni singola traccia selezionando la traccia. Creo una seconda traccia, ecco, così vado a inserire con Edit nota traccia 1, seleziono la seconda nota, traccia 2, ecco che mi ritroverò delle note per ogni singola traccia e delle note generali. Per editare una nota, come hai già notato, basta fare clic sul pulsante Edit. Possiamo cambiare i caratteri. Si può entrare in editing anche semplicemente facendo doppio clic e poi done per chiudere l'editing. E in più è stata aggiunta una nuova possibilità a partire dalla versione 10.7 di Logic. Di aggiungere immagini semplicemente trascinandole da una cartella o dal desktop col drag and drop direttamente nella nota. In realtà non c'è molto altro da dire su questo strumento, è semplice ma molto utile. Io per esempio lo uso tantissimo nelle varie fasi di produzione, ma anche per inserire nelle note dei promemoria che mi possono essere utili durante i live. E quindi concludo qua molto rapidamente, invitandoti però a mettere un like al video e ad iscriverti al canale per non perderti i prossimi video. Dai, è forte!